Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno dalla redazione, in studio Mariangela Salvalaggio. Tragedia della strada a Carmagnola, morto il padre, grave la figlia. È successo lungo la strada provinciale 20 tra Carignano e Carmagnola. L'urto ha coinvolto alcune auto e due motociclette su cui viaggiavano padre, madre e figlia. La bambina di 8 anni è stata portata all'ospedale infantile Regina Margherita. Eurovision, le ricadute positive sul turismo sono confermate dai primi dati su un campione di strutture all'osservatorio turistico regionale per il periodo dall'1 al 14 maggio. Rispetto allo stesso periodo del 2019, i pernottamenti dall'inizio del mese hanno registrato un incremento del 68%, molti gli stranieri oltre il 40% dei movimenti del periodo. Covid, sono 1.495 nuovi contagi in Piemonte, secondo il focus del bollettino regionale, registrati 2 nuovi morti, diminuiscono i ricoveri ordinari, aumentano di una unità quelli in terapia intensiva. Fallito il tentativo di assalto alla filiale della Cassa di Risparmio di Assi a Quattordio, località a una ventina di chilometri da Alessandria. Un gruppo di sconosciuti, secondo quanto ricostruiscono i carabinieri, avrebbe tentato di sfondare intorno alle 4.30 di questa notte l'ingresso del locale utilizzando come ariete un'auto rubata. Il calcio, questa sera si chiude la 37esima giornata di Serie A con la Juventus in campo contro la Lazio, appuntamento all'Allianz Stadium alle 20.45, doppio addio di Chiellini e Dybala. Il meteo, sarà una settimana di sole con nuvole e temporali in prevalenza sulla fascia alpina, qualche incursione isolata nelle vicine pianure. I 30 gradi di massima saranno una costante almeno fino a giovedì. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.